Filippo Martone, assessore della Bologna, che poi deve scappare velocemente, se si vuole accomodare. Buongiorno a tutti e ringrazio di averci dato la possibilità di ascoltare quanto abbiamo potuto dire stamattina. Porto l'esperienza di un gruppo di persone che sono coinvolte all'interno di un'associazione di pazienti che segue una malattia rara, che è un po' un paradosso, nel senso che le malattie rare sono anche chiamate orfane perché generalmente, se io qui vi snocciolo da buon Cavadenti una serie di nomi di malattie rare, ad ognuno di voi si genereranno una serie di punti interrogativi destinati a non risolversi. La SLA, essendosi sposata con il calcio professionale, che in Italia è la prima religione, evidentemente è uscita dal cono d'ombra che segue tutte le malattie rare ed orfane per essere conosciuta presumibilmente da tutti voi. Finita questa piccola introduzione, devo dirvi che io ho cominciato ad occuparmi di questa cosa prima che questo avvenisse, e vi garantisco che quando si parlava di SLA, i miei colleghi per primi avevano acceso un bel punto interrogativo davanti, e io come utente di sanità mi sono dovuto approcciare a una quantità di difficoltà rilevanti, per cui c'era sicuramente più spesa di sanità, c'era più disponibilità di sanità. Per quello che riguardava un malato di SLA c'era il nulla. Quello che alla fine di un'esperienza di sanità devastante, che mi ha impedito di guardarmi al famoso specchio di prima, perché io di fronte alla persona che nella mia famiglia si è ammalata ho potuto fare nulla, non ho potuto impedire misdiagnosi, non ho potuto impedire esami clinici inutili, speranze immotivate, per poi anche una fine indecorosa, per voler essere molto eufemistici, evidentemente io mi sono trovato davanti a due opportunità: o dare un sacco di lavoro ai miei amici avvocati e sfogare la mia ira funesta, oppure mettere le stesse energie cercando di cambiare qualcosa. Io francamente alla fine ho pensato che forse sarebbe stato più utile fare il secondo passo, e ho cominciato l'avventura di un'associazione regionale, perché la sanità fino adesso, a meno che non si cambino, come alcune ipotesi ventilano di nuovo le velleità nazionali, la sanità è regionale, e quindi fare associazioni di pazienti sul territorio regionale è un lavoro che Sisifo in confronto è nulla. E questa associazione regionale ha cominciato subito dal suo nascere a convenzionarsi con le aziende USL e a lavorare con il sistema sociale e sanitario. Devo dirvi che diventare un frequentatore abituale di tutte queste strutture, avendo io una libera professione privata, non è una passeggiata, ma è possibile. E per fare di una lunga storia una storia breve, devo raccontarvi che fin qui, non senza delle aperte discussioni, e difatti se sono qui è perché evidentemente mi devo relazionare con tutti coloro che nell'ambito politico possono agire nei confronti di chi è più debole e chi è più indifeso. E vi garantisco che una persona che è colpita dalla sclerosi laterale amiotrofica è assolutamente un paradigma in questa direzione, perché A, è incurabile, quindi, o per meglio dire, è inguaribile. Non ci sono farmaci, quindi l'industria non ha nessun interesse di nessun tipo a sostenere questo tipo di malato, perché non è un consumatore di farmaci. E questo è un paradigma che interessa a tutte le malattie rare, salvo alcune fortunate eccezioni. B, è un cronico, quindi fa parte della categoria, non solo gli anziani, i cronici in generale sono una patata bollentissima che potenzialmente è meglio non nominare nemmeno, tanto più gestire un macello assoluto. Bene, differentemente il vantaggio dei malati rari è di essere pochi, e quindi con una numerosità ridotta, teoricamente anche un sistema sanitario in difficoltà, se si concentra, se ce la mette tutta, può esprimere dei risultati. Devo dirvi che se nelle more di 10 anni di lavoro un percorso sociale sanitario per il malato di SLA è stato prodotto in regione,
in 6 anni dalla sua uscita è stato applicato in una provincia e 2 province si stanno cominciando ad apprestare oggi a prenderne in considerazione l'applicazione attraverso una certificazione esterna, cosa che noi pretendiamo, perché evidentemente i propositi riempiono i libri di carta e di i file dei computer, perché adesso ormai è così, ma se le cose non vengono messe in pratica e controllate, evidentemente da enti di certificazione che non siano le stesse persone che hanno fatto i buoni propositi, poi non si va da nessuna parte. Rimangono grandi coni d'ombra e grandi momenti di difficoltà. Il primo tra tutti è una riflessione tanto banale quanto secondo me demandabile. Non è possibile che ai cambi di sedia tutto il lavoro di politica sanitaria trovi ad essere azzerato e ricostruito. Io credo che su questa scorta non saprei dirvi le perdite economiche, perché nel mio piccolo e modesto lavoro quotidiano non sono in grado di quantificarle, ma se andiamo a fare 2 calcoli ci troviamo davanti a delle cifre imbarazzanti. In seconda istanza abbiamo in questa regione una legge, un decreto, un'istituzione che è il DGR 2068, che riguarda le gravi e gravissime disabilità, che è stato un punto di vanto e una promessa fortissima. Quando io ho cominciato con questa associazione era appena stato varato. Devo dirvi che la sua applicazione è qualcosa che andrebbe sorvegliato in maniera strettissima, perché si prenderebbe carico proprio di queste persone che abbiamo detto, quelli che non interessano, cioè i cronici, gravissimi disabili senza prospettiva di uscita dal loro cono di disastro personale. E evidentemente i numeri che di applicazione di questo dispositivo sono numeri che differiscono da quella che è la reale necessità espressa in questo senso nella nostra regione, e francamente, senza fare cose fantagalattiche, io credo che un'associazione di pazienti che afferisce a questo comparto, e la nostra si sta battendo su questo fronte almeno da 5 anni e collaborando peraltro con tutte le forze politiche che vogliono spendersi in questo senso, senza scelte di nessun tipo, e credo che questo andrebbe fatto in maniera più allargata, più attenta e più approfondita, perché semplicemente applicandola, quella che è una disposizione di legge che c'è qui e che non c'è da nessun'altra parte, il beneficio per i cittadini sarebbe immediato. Se poi ci aggiungiamo il fatto che questi famosi malati di SLA, queste persone colpite dalla SLA, se ne sono andate bellamente a fare il camping davanti al Ministero dell'Economia e Finanza a rischio della loro vita. Un mio collega odontoiatra, disgraziatamente malato di SLA, è disgraziatamente morto in questa circostanza. Hanno ottenuto il ripristino del fondo delle non autosufficienze e hanno, per loro e per gli altri gravi e gravissimi disabili di questa regione e della nazione, questo vi dà un'idea di quello che l'applicazione del cittadino alla politica quotidiana, che non vuol dire necessariamente una politica di partito, può ottenere per se stessa e per gli altri, i propri concittadini che vivono le stesse situazioni. Rimane quindi dalla mia parte la richiesta di vigilare su questi comparti, che sono i comparti dei più deboli, dei più fragili, e sui quali si spendono tante parole che nessuno verifica. Quando si dice che i malati di SLA sono presi in carico e sono vigilati, o i gravi, gravissimi disabili sono malati che hanno una presa in carico compiuta in questa regione, si delega completamente alle affermazioni dei giornali tutta quanta il nostro dovere di sorveglianza della cittadinanza. Quello che va fatto per contro è informarsi, di capire come mai nella famiglia che abbiamo, vicini, parenti, lontani, che hanno quella persona malata che sta così male, sono così in difficoltà, non hanno nessuna assistenza. Ma sarà un problema loro? No, quello è evidentemente un caso di una persona che non è ricompresa in un sistema sanitario che la dovrebbe comprendere. Io credo che se tutti noi facciamo mente locale fra tutte le malattie, le cosiddette brutte malattie, che comprendono sì le neoplasie, ma comprendono tutte queste malattie che non hanno una cura, che quando uno in Emilia prende viene immediatamente bollato con brutta malattia, desocializzato, esce dal catalogo degli amici, dei parenti, dei conoscenti. Bene,
Se noi andiamo a guardare in questo catalogo e riapriamo questa brutta porta oscura e scopriamo che ci sono delle persone non prese in carico, dovremmo sentirci perlomeno il dovere di denuncia alle associazioni che seguono queste persone, che dovrebbero poi avere in pectore il dovere di andare a ricondurre queste condizioni. E questo permetterebbe, senza ulteriori spese, perché tutte le cose che abbiamo costruito, guardate bene, per i malati di malattie rare questo è sempre possibile, si fanno ISO risorse, perché non c'è bisogno di costruire niente, qui stiamo liberando strutture già costruite, stiamo diminuendo i numeri, ma vi garantisco che, vi è stato detto già, l'efficientamento, la resa efficiente di quello che c'è farebbe funzionare la medicina egregiamente, perché abbiamo le professionalità, le capacità, e basterebbe arrivare sul capitolo della resa efficiente per trovarci una signora medicina riconosciuta dagli altri paesi, vi è già stato detto e ve lo ripeto, io mi occupo anche di un'altra malattia rara che si chiama sarcoidosi. Negli Stati Uniti i miei colleghi di malattia non possono ricevere taluni esami, come per esempio la PET, la cosiddetta tomografia emissione di positroni, perché costano talmente tanto che anche coloro che hanno 3 assicurazioni non se la possono permettere, e quindi i colleghi medici semplicemente non la fanno. Rimane un esame elettivo, pazienza. Noi queste cose le possiamo avere. Francamente il fatto che abbiamo una sanità di questo, con queste potenzialità inespresse, parzialmente espresse, dovrebbe far sentire ogni singolo cittadino nella volontà di spendersi per il mantenimento e per la resa efficiente di quanto. Noi lo facciamo attraverso questa piccola attività di un'associazione di volontariato. Secondo me, visto che le associazioni di volontariato ci sono e sono operative in sanità, dovrebbe essere nel cuore di tutti coloro che si sentono colpiti da problemi di questo genere di entrare in queste strutture e fare in modo che queste strutture si spendano efficacemente nella politica sanitaria quotidiana, al fianco e vorrei dire sulla nuca delle istituzioni che debbono sentirsi e non possono certo sottrarsi dei partner nel rispetto delle associazioni e viceversa, e debbono sottomettersi per motivi banalmente legali al controllo del cittadino espresso anche attraverso queste istituzioni, opportunità che io coglierei. Vi ringrazio.